Il compito da me svolto non è stato di occuparmi della progettazione, in quanto la progettazione della macchina è il risultato di decenni di precedente lavoro da parte di Rolando Pelizza, ma si è trattato di mettere in formato 3D le informazioni verbali e scritte, tavole di disegno 2D esistenti, avute dallo stesso Rolando Pelizza, in modo che chiunque venga in possesso di tali disegni costruttivi possa realizzarla. La macchina, vista dall'esterno, si presenta nella forma di un cubo in alluminio, avente lato da 520 mm, appoggiato su un supporto che permette di avere il foro di uscita dell'antiparticella a circa un metro dal suolo. Per facilità di comprensione, definiamo i punti di vista della macchina come punti cardinali. Sul lato identificato come sud è presente un'apertura a forma quadrata di dimensioni 40 x 40 mm, coincidente con la parte terminale della guida, dalla quale esce l'antiparticella. Per comodità interpretativa, l'intero assieme è stato suddiviso in tre sottoassiemi, denominati schermo, cuore, guida. Lo schermo ha il compito di schermare il cuore da qualsiasi campo ed influenza energetica di qualsiasi tipologia presente in ambiente. In pratica deve isolare il cuore da tutto. È composto da sei cubi inseriti uno dentro l'altro in modo equidistante, di materiale diverso, denominati scatola piccola in alluminio, avente dimensioni di lato 140 mm, scatola vetro, avente dimensioni di lato 177 mm, che vanno preassemblati e uniti dalle staffe a L con viti di fermo. Scatola media in alluminio, avente dimensioni di lato 200 mm. Scatola magnetica, avente dimensioni di lato 237 mm, che vanno preassemblati e uniti dalle staffe a L con viti di fermo. Scatola grande in alluminio, avente dimensioni di lato 260 mm, mantenuta in posizione da quattro staffe angolari con appoggio nei vertici. Scatola esterna in alluminio, avente dimensioni di lato 520 mm. Il volume di spazio vuoto tra la scatola grande e la scatola esterna è riempito con una miscela di polveri metalliche finissime. Vediamo ora l'animazione dell'esploso delle varie scatole dello schermo. Il cuore ha il compito di generare l'antiparticella. È composto essenzialmente da cinque parti identificate per comodità come nord, sud, est, ovest, down, assemblate in un unico blocco che, assemblato alla guida, va poi inserito nella scatola piccola. Alle posizioni cardinali nord-sud troviamo supporti contrapposti in plexiglass, aventi la funzione di sostenere tre dischi di diametro 30 mm e spessore 2 mm in tre rispettivi materiali, oro, magnetico, platino, con rispettivi motori in CC per la rotazione, aventi il compito di generare il campo magnetico. Alle posizioni cardinali est-ovest troviamo supporti contrapposti in acciaio inox, aventi la funzione di sostenere cada uno una sfera cava in acciaio inox, dal diametro esterno di 30 mm, nella quale è presente un centimetro cubo di mercurio, con rispettivi motori in CC per la rotazione, aventi il compito di generare il campo gravitazionale. Alla posizione down è presente un supporto in plexiglass, avente la funzione di alloggiare tre dischi da diametro 30 mm e spessore 2 mm in materiale ceramico, con rispettivi motori in CC per la rotazione, avente il compito di generare il campo elettrico.
Nella posizione centrale del blocco, in asse verticale, è presente un rocchetto cilindrico in alluminio, dove al suo interno alloggiano, nella parte alta, un disco in oro dal diametro 26 mm e spessore 2 mm. Nella parte bassa, un disco in materiale magnetico dal diametro 26 mm e spessore 2 mm. A distanze diverse, quattro dischi in piombo dal diametro di 26 mm e spessore 2 mm, aventi una foratura centrale a forma di grossa croce. Questo rocchetto è avvolto esternamente da un filo in argento, avente sezione di 1 mm, in modo da formare una bobina. Il capo della bobina, nella parte bassa, si collega all'alimentatore di tensione 12 V CC, atto a generare l'impulso. Nella parte alta prosegue, passando attraverso appositi fori presenti nelle cornici delle celle che compongono la guida, in modo da collegarle tutte elettricamente. La guida ha il compito di guidare e indirizzare l'antiparticella all'esterno della macchina. È composta da 6 celle collegate in serie a formare appunto la guida magnetica di espulsione dell'antiparticella. Ogni cella è composta da una cornice in oro, avente dimensioni esterne da 40x40 mm con foratura a sezione quadra da 28 mm. Una cornice in platino, avente dimensioni esterne da 40x40 mm con foratura a sezione quadra da 28 mm. Tutte assemblate con 4 settori magnetici da 30x30 mm a formare appunto ogni singola cella in modo da avere un tubo a sezione quadra nel mezzo. Tra una cella e l'altra, nella fase di accoppiamento, viene interposta una placca di piombo avente dimensioni 40x40 mm con foratura al centro a forma di stella a 4 punte. Funzionamento. 1. Si imposta sul pannello di controllo i giri RPM da 0 a 100 e il senso di rotazione, destro o sinistro, per ogni singolo motore prestabiliti dal calcolo, rollando. 2. Si imposta sul pannello di controllo il tempo dell'impulso che deve essere dato alla bobina di argento per generare l'antiparticella. Fatte queste impostazioni, la macchina è pronta all'utilizzo. Tramite la pressione su un apposito pulsante si mettono in funzione contemporaneamente i 5 motori e poi, tramite un altro pulsante, si comanda l'impulso che genera al centro del cilindro l'antiparticella che istantaneamente si porterà all'esterno della macchina tramite la guida magnetica, andando ad interessare la zona esterna alla macchina avente dimensioni di un cubo da 8 metri cubi di 2000 mm di lato, dove verrà posto il materiale oggetto del trattamento. Relazione e animazioni a cura di Giancarlo Ariazzi.